Buongiorno ragazze, benvenuti in un nuovo vlog. Io sono Vittoria Gervasi, mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Allora, non faccio vlog da un bel po' di tempo, in realtà non faccio proprio video da un po' di tempo. Mi sono presa una sorta di pausa perché io credo che YouTube deve essere comunque, non so, un mondo in cui ci devono essere dei video minimo utili, cioè utili per quanto possono essere utili, insomma, i vlog e tutto quanto. E niente, cioè, avevo un po' il blocco dello scrittore. Dopo 14 anni su YouTube, perché io sono su YouTube dal 2010, addirittura forse dal 2009, quindi troppi anni, niente, ci sono dei periodi in cui boh, ho un po' il blocco dello scrittore, quindi mi rendo conto di non avere argomenti di cui parlare, quindi è inutile. Per quanto mi riguarda, insomma, inventarsi per forza video come magari alcune fanno, che non portano valori aggiunti a voi, ma anche, cioè, per cui io non ho piacere di registrare. Ma visto che io ogni anno, con il nuovo anno, mi faccio sul cellulare, sulle note del telefono, una lista dei propositi del nuovo anno, quindi quest'anno ci sono i propositi del 2024, e tra i propositi del 2024 c'è quello di fare un mega decluttering di casa. Questo perché? Perché nell'ultimo periodo, insomma, forse nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, intanto stavo di nuovo male alla spalla, devo aver dormito male, malissimo, e mi sono un po' approcciata, non diventerò e non sarò mai minimalista, tipo spazio grigio, queste cose qua, però mi sono resa conto che veramente ho tante cose in casa che non uso, che sia abbigliamento, che siano oggetti, che siano prodotti, e li trovo un po' uno spreco. Ma la cosa che più mi dà fastidio, più che il fatto dello spreco, è il fatto che mi occupano spazio. E sono in un periodo in cui vorrei avere una casa molto minimalista, cioè proprio il minimo essenziale. Ovviamente con un bimbo piccolo in casa è difficile, perché ovviamente lui mi fa un casino allucinante, per cui voglio cercare di contenere questo casino, anche perché, per carità, noi abbiamo una casa grande sui 120 metri quadri, ma non enorme, cioè almeno per la nostra vita, cioè nel senso del fatto che comunque lavoriamo molto da casa, abbiamo un bimbo piccolo e tutto, in certi momenti io mi sento già un po' allo stretto qua, e quindi ho deciso di proprio fare un mega decluttering stanza per stanza. Ovviamente poco per volta, cioè è un progetto che magari terminerà in 2 settimane, come ci metterò 8 mesi, 10 mesi, non lo so, però adesso sono presa benissimo e quindi con oggi volevo iniziare questa fase di decluttering e ovviamente coinvolgervi. Farò stanza per stanza, ovviamente ci sono delle stanze, come ad esempio la nostra camera da letto, a cui dedicherò più giorni perché è impossibile fare tutto in un giorno, perché ovviamente più le stanze hanno ripiani, cassetti, armadi, più si accumula roba. E ovviamente, insomma, le stanze dove è meno facile per me accumulare roba sono il bagno, dove comunque abbiamo solo due cassettiere e due cubotti, dove insomma abbiamo un po' di prodotti, il salone, che per assurdo è la stanza più grande di casa, perché noi abbiamo comunque un salone doppio molto grande, ma abbiamo solamente due mobiletti e un cassettone, quindi ovviamente mi rendo conto che, pur essendo uno spazio gigante, abbiamo poca roba, quindi lì sarà abbastanza facile, ecco, fare decluttering. La stanza in cui abbiamo più casino, secondo me, è la nostra camera da letto e la camera di Cesare, perché sono le stanze in cui abbiamo più armadi: l'armadio, l'angolo trucco, la cassettiera, i comodini, e quindi abbiamo un botto di roba accumulata. Oggi, dato che ho altre cose da fare, mi dedicherò al bagno, che secondo me è una delle stanze più facili, sia perché è un tipo di attività che ho già fatto abbastanza di recente, qualche mese fa, forse dopo l'estate, sia perché, appunto, avendo solo questi due cassettoni sotto il lavabo, le cose qua sul piano, diciamo, del lavabo, vabbè, le cose nella doccia e questi due cubotti, secondo me. Aspettate che ho messo un timer, arrivo. Ok, scusate, ma in questo periodo ho la lavatrice che mi sta facendo un po' dannare, perché ogni tanto si impalla, si incanta, e quindi i lavaggi rapidi, che magari faccio quelli da 30 minuti, mi diventano di 2 ore e magari non me ne rendo conto perché noi abbiamo la lavatrice fuori sul balcone, e quindi magari poi mi metto a far roba e dico, boh, quanto sarà passato? Forse 40 minuti, forse mezz'ora. E quindi adesso, visto che l'ho messa su già da un po', sicuramente più di mezz'ora, ma decisamente più di mezz'ora, la sto monitorando, quindi adesso ho rimesso un timer di 10 minuti, e se tra 10 minuti non ha finito, c'è un problema. Vabbè.
parte questo, niente, quindi cominciamo oggi. Cosa faccio? Vado a svuotare tutto. Quindi adesso vi faccio vedere bene un po' come è organizzato il bagno. Quindi svuoterò tutto, metterò tutto nel corridoio, ad eccezione delle cose che ci sono in doccia, che farò separatamente perché sono comunque cose magari un po' bagnate, un po' umide, quindi non voglio andare a rischiare di rovinare il palchetto, insomma, di mettere le cose bagnate in giro. Insomma, quindi inizio a svuotare tutto. Prima vi faccio vedere le cose, poi inizio a svuotare tutto e poi poco alla volta vi faccio vedere le cose che tengo, le cose che butto, guardo anche un po' le scadenze, verifico anche se c'è magari qualche contenitore da dover comprare per organizzare meglio le cose. Insomma, diciamo che conto e spero di fare tutto in 2 ore, quindi di non metterci più di 2 ore. Vediamo. Allora, la situazione del bagno è questa. Quindi la doccia la farò dopo, come vi ho detto. Abbiamo questi due cubotti lì sopra, che ovviamente svuoterò completamente. Le cose qua sopra, il lavandino, vabbè, adesso stamattina ho messo in carica lo spazzolino, però tutti i miei prodottini lì, che in realtà ho già un po' sistemato, ma sono un po' incasinati, quindi voglio mettere in ordine. Il vero delirio c'è nei due cassettoni che sono qua sotto, dove c'è, come vedete, sono molto pieni e molto incasinati. Qua tendenzialmente ci sono le mie cose, quindi creme di riserva, maschere, cose per i capelli, prodotti che mi hanno mandato e tutto, mentre di qua c'è tutto il resto: cerotti, beauty, disinfettanti, assorbenti, borotalco, che ne so, insomma, queste cose qua. Quindi, boh, poi lascio la spazzatura da buttare, insomma, andiamo. Questa è la situation. Ho tirato fuori tutto. Ragazzi, è assurdo quanta roba ci sia. Cioè, sono solo due cassetti, ma questo sacco rosso sarà quello che utilizzerò per mettere le cose da buttare. Purtroppo non ho sacchetti più grossi, insomma, quelli classici della spazzatura li devo comprare. Anzi, adesso mi prendo anche un taccuino e mi scrivo le cose che andranno comprate, l'acqua che mi servirà e niente. Il bagno, come vedete, è completamente vuoto. Ho svuotato tutto, i miei cubotti, infatti rimbomba. Ho ancora appunto la doccia, ma questo lo farò dopo. E niente, qua è tutto vuoto. E anzi, ovviamente quando fate questi lavori, approfittate neanche per pulire. Cioè, guardate quanti capelli, che schifo, perché lì è la postazione dove ho le cose per i capelli. Qua c'è qualcosa che ha perso. E insomma, vabbè, per fortuna la signora delle pulizie è venuta solo venerdì. Però, quindi, insomma, relativamente pulito. Però insomma ne approfitto ovviamente per fare una bella pulizia, quindi mi armo di mini aspirapolvere per tirar su tutto, straccio con insomma, un prodotto per pulire e poi poco alla volta faccio decluttering e capisco dove mettere le cose. Adesso vado a prendere anche il taccuino così mi scrivo cosa mi serve da comprare. Allora, ho pulito tutto molto bene, tutti i contenitori, insomma. L'ideale sarebbe mettere forse sotto quei cosi che vendono anche da Ikea, che riparano un po', ma al momento non li ho e non posso stare con tutta quella roba nel corridoio, quindi magari li mettere in un secondo momento. Già che c'ero, ho dato anche una bella pulita ai sanitari, i cubotti, ho aperto anche la finestra perché cioè, cominciavo a soffocare con la puzza dei detersivi e basta. Adesso
mi metto all'opera, inizio col riempire le cose qua sopra, che bene o male sono poche, e insomma faccio in fretta a fare le clattering, e poi vado con i contenitori, cioè i contenitori, i cassetti. Allora, ho iniziato a risistemare le cose, adesso sto ancora sistemando le cose nei cassetti. Qua dentro sono i prodotti che uso. Devo ancora eliminare queste due scatole perché ovviamente occupano un sacco di posto, ma volevo prima parlarne, quindi quando poi me ne parlo di questi due prodotti elimino le scatole. Vabbè, il sapone col filo interdentale, l'ho fatto un po' di ordine. Lo spazzolino di Cesare lo tengo sempre separata, visto che è una fonte di germi, Cesare. Preferisco, ecco, non mettere proprio il mio spazzolino attaccato al suo. Colluttorio, quindi queste cose per forza. I cassetti sono ancora vuoti. Ho iniziato a riposizionare qualcosa da sopra, quindi continuiamo. Sono già seduta qua, allora mi sono messa il blush stamattina. Mi sono appena fatta una pausa perché mi sono fatto lo spuntino di metà mattina che mi ha dato la nutrizionista. Vi devo aggiornare anche su questa cosa, ma scusate, ma ho ancora una tosse terrificante dopo più di 2 settimane. E sono andata alla nutrizionista la scorsa settimana, quindi mi ha dato uno schema ovviamente da seguire. La dieta mi è arrivata qualche giorno fa, quindi oggi volevo, appunto, più tardi, appena finisco di sistemare il bagno, buttarmi giù lo schema della dieta. E adesso stavo, ho finito lo spuntino, avevo un frutto più della frutta secca, quindi mi sono mangiata metà pera, perché era una pera gigante, cioè pesava 4 etti, quindi ne ho mangiata metà, e poi mi sono mangiata una manciata di frutta secca. Avevo in casa delle noci di macadamia e delle mandorle, quindi lei mi ha detto: finisci prima quella che hai in casa, poi ti compri quella giusta, nel senso che devo preferire mandorle, noci, nocciole, oppure pistacchi e pinoli al naturale, quindi non salato. E basta, per uno spuntino ci voleva. Adesso nel frattempo la lavatrice finalmente ha finito, ma ho dovuto interrompere il ciclo perché si era incantato. Si incanta quando è ora di fare lo risciacquo, anche perché avevo messo dentro il piumino di mio marito, che ieri sera è andato a prendere le pizze e è tornato con tutto il formaggio spalmato sul piumino. E adesso ho fatto su un'altra lavatrice perché ne approfitto che c'è un bellissimo sole, e così metto lo stendino anche fuori sul balcone, che magari si asciuga. E basta, niente. Quindi adesso riprendiamo con l'ordine del bagno, anche perché ho un casino e devo muovermi perché poi ho tante cose da fare oggi. Allora ragazzi, sto facendo un po' di declutter, mi sono messa comoda sulla panchetta e niente, c'è un casino di...
di roba. Casino. Allora, stavo cercando, proprio questo aspirapolvere, di capire appunto cosa tenere e cosa dar via. Cioè, tipo, mi sono resa conto di avere due phone di questi qua da viaggio. E tra l'altro quando viaggio non li porto mai. Mi spiace, però ovviamente buttarli. Per cui questo qua me l'hanno regalato il Cosmo Prof. Quindi verifico che funzionino, dopodiché o li metto su Vinted, non so se siano cose che si possono vendere su Vinted o comunque su Marketplace, o se no chiedo a mia sorella o a mia mamma se servono. Cioè magari uno lo tengo, perché magari uno può sempre servire, ma che se funzionino, perché se no magari lo tengo. Qua dentro questo sacchettino. E però cioè, non sapevo assolutamente di avere due phone portatili, che appunto tra l'altro non uso mai. Quindi niente, sto un po' cercando di fare ordine. Pieno di capelli. Adesso vado a prendere la maschera da polvere. E boh, continuo perché qua mi sa che ne vado per un po'. Altro che due ore. Ragazze, sono riemersa alla fine, fatemi capire quanto ci ho messo. Sì, dai, ci sono quasi stata nelle due ore qualcosa, però mi manca ancora la parte della doccia da fare. Penso che adesso mi metto a cucinare perché è tardi, aspettate che c'ho il riflesso della luce. E poi se mi rimane ancora tempo lo faccio dopo, sono però soddisfatta. Purtroppo le cose a vista un po' rimangono. Io veramente apprezzo chi ha quei bagni super minimalisti dove non si vede nulla, cioè dove è tutto nascosto, ma probabilmente hanno molto più spazio coperto. Però a me le cose anche che utilizzo quotidianamente mi piace anche averle un po' sotto mano, tipo le creme, le detergenti e tutto quanto. Ho comunque cercato di togliere il superfluo e vi faccio vedere il risultato. Allora, aspettate, questa, vabbè, la spazzatura, comunque è un saccone bello pieno. Allora, nel frattempo ho messo in carica lo spazzolino di Cesare, già che avevo il carica fuori. Qua, vabbè, ho comunque buttato delle cose. Qua è la parte dedicata ai denti, quindi ci sono, appunto, c'è il mio colluttorio e tutto quanto. Qui, appunto, ho radunato i prodotti che utilizzo quotidianamente, quindi i miei detergenti che cambio, insomma, secondo un po', il mio dentifricio, lo spazzolino che uso per pulire l'apparecchio, il gel per pulire l'apparecchio, i due sieri, anzi 1, 2 e 3 che uso alternati, le mie creme, questa sta per finire, quindi poi la butterò, questa anche sta per finire, il mio struccante per gli occhi, questo quando i brufoli e il mio spazzolino e le vedine che per me sono fondamentali da avere in bagno. Qui è appunto il bidet con il detergente intimo e il sapone di Cesare, perché ovviamente lui si lava le manine qua, e il suo riduttore e bom. Qui alla fine ho diviso, allora, vabbè, a parte il boccione dell'acqua fisiologica che è lì perché Cesare appunto in questi giorni è raffreddato, quindi sto facendo i lavaggi nasali e lo tengo lì sopra perché ho paura che mi faccia cadere il boccione per terra, anche se ho già preso quello un po' più piccolo stavolta. Ho diviso qua le cose diciamo più quotidiane, creme, oli, profumi, e qua quelli dei capelli. In realtà forse avrei dovuto fare il contrario, quindi visto che ci sono più prodotti dei capelli, metterli lì e quelli metterli là, ma boh, va bene così, tanto insomma entrando non è che danno molto fastidio. Il grande cambiamento c'è stato, vabbè, non tanto qua, dove comunque pulito tutto perché c'è una parrucca di capelli, comunque ho buttato tante cose, sistemato un po', qua sotto ci sono tutte le mie maschere e qua sopra c'è la Therapy Mask, quella con le luci a LED. Invece di qua, appunto, direi che è molto molto più ordinato, ho buttato un sacco di cose, qua c'è insomma un po' la zona dedicata alle cose intime, quindi cremine varie, assorbenti, disinfettanti, lì ci sono beauty praticamente vuoti, che sono quelli che uso per, quando andiamo via, le mie palette, e boh, quindi sono molto soddisfatta perché volendo li ho ancora un po' di spazio, ma ho anche alleggerito il cassetto. Queste sono le cose in sospeso,
perché allora sicuramente la lanterna adesso la metto su Marketplace perché era una lanterna che tempo fa tenevo lì, che faceva un po' d'arredo, ma poi con l'arrivo di Cesare l'abbiamo eliminata perché comunque era troppo pericolosa, ha delle punte pericolose tutte in ferro, quindi ho sempre paura che lui ci batta sopra, quindi la metterò su Marketplace e la vendiamo. Questo e il phon chiederò a mia sorella o mia mamma se servono. Altrimenti anche lì o li metterò su Marketplace o vedrò. E quello in realtà è uno spazzolino che mi avevano mandato e che mi piace un casino, molto di più di quello che sto usando, ma purtroppo non riesco più a farlo funzionare, nel senso che non si carica. Quindi l'ho lasciato un attimino lì in sospeso perché dopo vedo un pochino se riesco a caricarlo o a contattare l'assistenza. Quindi sono molto molto soddisfatta di questo decluttering. In realtà il decluttering della roccia è abbastanza limitato perché sì, andrò a togliere sicuramente qualcosa, ma non moltissimo, per cui felice. Allora, ragazze, siamo al giorno dopo. Io, appunto, ieri sera ho chiamato mia mamma e mia sorella, ho chiesto che cosa tra le cose che erano avanzate, insomma, ci siamo videochiamate, potesse interessarle. E mia sorella si è aggiudicata la piastra, il rullino, quello per fare i massaggi al viso. E cos'altro? Basta, mi sembra. Mia mamma non ha voluto il phon pieghevole, quindi metterò in vendita, penso su Marketplace di Facebook. E poi vi devo raccontare troppo la storia della lanterna, perché la lanterna non interessava né a mia mamma né a mia sorella. Mio marito mi fa: no, ma teniamola perché comunque è bella. Io ho detto: senti, ce l'abbiamo da tot anni. Tra l'altro io la trovavo anche molto pericolosa con Cesare perché aveva gli angoli un po' appuntiti, però ho detto no, vendiamola. Quindi metto le foto su Facebook e Marketplace, su cui devo dire io vendo tantissimo, soprattutto su Torino. E quindi niente, nella notte mi scrivono varie persone e stamattina tra 5-6 persone rispondo a un paio. Una ragazza, la vedevo che era molto interessata, mi fa: guarda, sì, io ci sarei già per oggi per la consegna, di qua, di là, di su, di giù, dove sei? Perché io non ho la macchina, mi muovo con i mezzi. Allora io gli ho dato un paio di alternative, dato che gli ho proposto appunto la zona dove abitiamo, altrimenti sapevo di dover venire da mia mamma, dai miei genitori. Ho detto: guarda, se no io posso essere in questa zona per quest'ora. E lei mi fa: sì, guarda, è la stessa zona in cui abito io, per me è perfetto. Ok. E allora gli ho dato appuntamento esattamente sotto casa dei miei, quindi gli ho dato l'indirizzo e tutto quanto. E lei continuava a ripetermi: ma XXY? E io: sì, ok, va bene, allora scrivimi quando sei lì. Quindi io, arrivata lì davanti all'indirizzo, le scrivo: sono arrivata. E lei mi fa: va bene, mi fa, questa storia è dell'assurdo perché io abito esattamente in quel palazzo. Morale, ragazzi, era la signora che abita al primo piano nel palazzo dei miei. Io morta, morta, perché tra l'altro, cioè, di vista ci conosciamo e quindi era morta anche lei. Cioè, lei mi fa: ti giuro che io compro da tanto su Marketplace, non mi è mai capitato che cioè, l'appuntamento fosse esattamente dove io abito. Cioè, di solito è il contrario, oppure uno si dice: guarda, io abito qua, riesce a venirmelo a portare. Quindi ho morto dalle risate, cioè siamo state per tipo 5 minuti a ridere, perché effettivamente, cioè, potevo dargli un numero civico di, tra l'altro io con mia mamma dovevo beccarmi al garage, che era dei numeri civici prima, e vabbè, insomma, quindi una storia che ha veramente un po' dell'assurdo, però insomma mi ha fatto tanto ridere. Comunque la lanterna l'ho piazzata a 10 euro, lei era contentissima, io contentissima, mi sono liberata un po' di spazio, boh. Quindi con questo finisco il vlog di oggi. Volevo solo raccontarvi questo fun fact perché faceva troppo ridere. E no, noi ci vediamo che ai prossimi video farò sicuramente altri video sul decluttering, perché appunto il bagno mi ha dato molta soddisfazione e voglio continuare con le altre stanze. Ricordatevi di seguirmi anche su Instagram. Ciao!